Cari amici di Woman Times, ben ritrovati al nostro angolo del gossip. Oggi parliamo di donne incinte, come vi avevo promesso. Il 2020 è stato un anno difficile, doloroso, ma per fortuna non ha bloccato la cicogna e ci sono tanti bebè in arrivo anche nel mondo VIP. Partiamo con Chiara Ferragni, insomma la nostra influencer di punta, la quale dopo l'estate aveva fatto sapere di essere in dolce attesa e ci ha tenuto sempre informati attraverso i vari post sui social. Abbiamo potuto vedere crescere la sua pancina e di recente abbiamo anche visto un'ecografia in 3D della bambina che nascerà, e già i genitori scherzano su quelle che sono le possibili somiglianze. Una bambina in arrivo anche in casa Cagnotto dalla nostra campionessa olimpica di nuoto, la quale fa sapere sempre attraverso un post, un dolcissimo post insieme alla sua bambina Maya, che aspetta una femminuccia e pare essere proprio la sua primogenita a decidere il nome della sorellina, ed è decisa tra Lisa e Isabella. Una bambina in arrivo anche per Alessia Ventura, la quale ha iniziato il 2021 proprio con questo annuncio e con degli scatti molto belli insieme al compagno Gabriele Schembari. I due sono insieme dall'agosto del 2019, insomma dopo un passato amoroso turbolento insieme a Filippo Inzaghi, finalmente per la conduttrice pare essere arrivato veramente l'amore della sua vita, oltre a un bebè che annuncia proprio con queste parole: ti aspettiamo amore. Belen Rodriguez, di lei abbiamo già abbondantemente parlato, non ci sono ancora notizie ufficiali, nonostante i vari rumors sostengano che sia il quarto mese e si è sempre a caccia di indizi. Insomma, ultimamente le hanno visto addosso un braccialetto anti-nausea, quindi le auguriamo di aspettare anche lei una bambina, visto che lo desidera tanto. Miss Chiabotto ha dato da poche settimane l'annuncio di essere al settimo mese e anche al settimo cielo. Dice: la vita è un dono meraviglioso, partorirà in primavera e aspetta un figlio dal marito Marco Roscio. In dolce attesa anche Letizia Castà, che avrà il quarto figlio, ma il primo naturale per il marito Luis Gabriel. L'attrice non ha dato, diciamo, la notizia in modo ufficiale, ma è stata imbarazzata per le vie di Parigi e dalla dimensione del suo pancione pare proprio che manchi pochissimo. Per ultima, ma non per importanza, vorrei parlare di Emily Ratajkowski, questa super modella, la quale insomma ha postato abbondantemente il suo pancione e l'abbiamo vista più svestita che vestita, nonostante lei insomma si senta una via di mezzo tra Winnie the Pooh e la dea della fertilità, a noi sembra sempre super sexy. Ecco, la modella non fa sapere se aspetta un bambino, un maschietto o una femminuccia, in quanto sostiene che sarà lui o lei nella fase adulta a decidere a quale sesso appartenere. Con questo è tutto, noi vi diamo appuntamento a domenica prossima e vi do un bacio, come sempre. Ciao!